È stata la scuola progettata dalla classe terza media della Benedetto Croce di Villa Santa Maria ad aggiudicarsi il concorso nazionale di idee macroscuola premiato da Ancia Abruzzo ed Enea. L'elaborato è un esempio di una progettazione sostenibile, la forma è quella di una stella, una scuola girevole in modo da garantire luce alle aule di lavoro nel corso dell'intera giornata, stella che esprime perfettamente il concetto di luce oltre ad essere una figura simmetrica. Una punta della stella, quella esposta a nord, quindi al lato più freddo, occupata dalla rampa che permette il collegamento ai vari livelli, rendendo la scuola accessibile a tutti. L'istituto scolastico, oltre ad essere costruito con materiali ecologici, utilizza poi diverse fonti di energia rinnovabile per alimentarsi e non essere inquinante, quali pannelli solari in copertura, sistemi di ventilazione naturale, recupero delle acque piovane e solai verdi. Inoltre al piano superiore è presente una serra per la coltivazione dei prodotti utilizzati nella mensa scolastica. Attenzione sulla cucina tipica della tradizione culinaria di Villa Santa Maria, notoriamente conosciuta come la terra dei cuochi. Siamo orgogliosi anche perché parliamo di tantissime scuole d'Italia che hanno partecipato. Il nostro plesso scolastico, quello di Villa Santa Maria, è risultato essere al primo posto. Quindi un paese dell'entroterra che è conosciuto, come dire, per la fama dei cuochi e quant'altro, oggi si pone anche all'attenzione per via di questi ragazzi che vedono una scuola del futuro proiettata su tutto quello che è un risparmio energetico, cercando di ricapitalizzare anche tutte quelle che sono le energie. Quindi siamo molto molto soddisfatti e pensiamo che loro presenteranno questa progettazione al Comune. Il Comune, tramite ANCE e anche la Regione Abruzzo, vedrà di fare quanto sarà possibile per avere un'idea di progetto, poterlo sviluppare, perché no, anche poterlo finanziare. Progetti di questo tipo con dei ragazzi che frequentano solo la seconda o la terza media, insomma, andrebbero capitalizzati, e quindi bisogna avere la massima attenzione per poterli fare restare qui e produrre tutto quello che devono per il nostro paese. L'orgoglio è tanto, siamo veramente tutti molto entusiasti di questo bel successo, di questa bella iniziativa presa dai ragazzi insieme al mondo dell'impresa. Ecco, per la prima volta abbiamo visto la comunione fra la realizzazione di un progetto fra la scuola e la l'ANCE, quindi una grande opportunità per questi ragazzi anche di applicare questa didattica di competenza, questa didattica delle competenze, meglio ancora, in cui il sapere ha saputo incontrare sia nella teoria che nella pratica le menti di questi ragazzi e illuminarli, insomma. Parliamo della scuola del futuro, è una tematica abbastanza attuale considerando anche, ahimè, l'emergenza epidemiologica che stiamo vivendo, quindi questi ragazzi che hanno progettato degli spazi nuovi a loro immagine e somiglianza, come si suol dire, è molto molto importante, e soprattutto perché ci invita ad una riflessione ulteriore, soprattutto in questo periodo che siamo tutti costretti un po' a rivedere i nostri spazi scolastici. Ecco. Professore, allora spieghiamo, illustriamo questo progetto e poi i motivi che vi hanno spinto a partecipare a questo concorso. La tematica trainante dell'anno scolastico è stata la tutela dell'ambiente e la sostenibilità. L'idea iniziale era quella di dare la possibilità ai ragazzi di applicare le conoscenze teoriche su un caso pratico. Il concorso di idee macroscuola organizzato da ANCE ci ha dato la possibilità a noi educatori di attuare una didattica per competenze, costruendo il sapere in maniera attiva, veicolando un dibattito con gli studenti finalizzato alla sensibilizzazione delle nuove generazioni a tematiche sociali. Il bando macroscuola ha destato il nostro interesse per i contenuti, gli enti coinvolti e anche la possibilità di organizzare incontri in itinere di formazione. Infatti sul territorio abbiamo svolto un piccolo incontro dibattito tra gli studenti, una rappresentanza di ANCE Abruzzo Giovani e tecnici di Enea, proprio per formare e sensibilizzare le nuove generazioni sulla tematica della
ristrutturazione del patrimonio edilizio inteso come mezzo per la salvaguardia ambientale. Abbiamo qui due protagonisti di questo progetto, vogliamo dare anche a loro la parola per illustrare un po' nel dettaglio quest'opera. Sì, sono Elisa Finamore e Lega Enzi, sono loro gli artefici del progetto, quindi... Elisa, allora vogliamo un attimo spiegare come funziona, come è strutturata questa scuola del futuro, in particolare per quello che ti ha riguardato? Diciamo che la particolarità della scuola che abbiamo progettato è appunto la sua forma, perché ha la forma di una stella, ed inoltre diciamo che è appunto poggiata su una base di acciaio che consente appunto alla scuola di girare e quindi di garantire maggiore luminosità a tutte le classi durante tutte le ore del giorno. Inoltre all'ultimo piano abbiamo inserito appunto una serra e diciamo che qui ci sono gli alimenti tipici del nostro paese e questi vengono serviti durante la mensa. E infine abbiamo anche inserito appunto le rampe che così garantiscono l'accesso a tutti i ragazzi. Abbiamo pensato anche di usufruire di ampie vetrate esterne così da consentire l'università durante l'orario scolastico. E poi abbiamo anche pensato di riciclare anche l'acqua piovana mettendo sistemi di recupero dell'acqua sottoterra. E di anche mettere all'ultimo piano, quindi diciamo sulla terrazza, pannelli solari, così da consentire energia solare e rinnovabile. Noi siamo a fianco dei giovani perché il futuro è dei giovani e questi ragazzi lo hanno dimostrato, ragazzi di seconda e terza media che riescono a fare un progetto della propria scuola ideale e vincere un primo premio. È una cosa interessante, non dimentichiamo che l'Abruzzo in Italia rappresenta meno del 2%, quindi avere una scuola che è arrivato primo in un premio nazionale, ne siamo orgogliosi e fieri. Progetto innovativo che va nella direzione dell'ecosostenibilità. L'ecosostenibilità è una cosa importante, comunque non dimentichiamo che noi veniamo da 50 anni in cui l'edilizia ha avuto tre fasi importanti. La prima in cui si è sviluppata con grandi aiuti nazionali del governo centrale, poi abbiamo avuto la finanziarizzazione di questi immobili, quindi altro sviluppo. Adesso purtroppo stiamo vivendo da ben 12 anni una crisi veramente profonda e buia. Quindi è importante che in questo momento, con i super bonus che vanno verso l'edilizia green, ci sia un nuovo sviluppo, un nuovo importante rinascita dell'edilizia. Ed è importante che questo sviluppo lo facciano i nostri giovani, che sono il futuro della nostra generazione. Architetto Labbia, voi avete premiato questo progetto vincitore di questo concorso nazionale. Quali secondo voi le peculiarità e perché questo progetto è risultato il migliore in campo nazionale? L'idea era ottima dei ragazzi, hanno pensato un edificio rotante che potesse di fatto inseguire il sole. Hanno inserito un sistema di pannelli fotovoltaici per recuperare appunto l'energia del sole e usarlo come energia nella stessa scuola. Hanno pensato anche a sistemare un riscaldamento a pavimento, al recupero delle acque, a incanalare la ventilazione in modo da garantirla autonomamente e anche a dotare l'edificio di un terrazzo dotato di una serra per produrre i tipici prodotti regionali. Quindi devo dire che i ragazzi sì, abbiamo avuto degli incontri, sono stati dati degli spunti, però si è visto come quando i ragazzi si sentono seguiti apprezzano molto questo e apprezzano molto di più la scuola e danno dei risultati veramente ottimi. Cosa significa per voi premiare una scuola che ha primeggiato in campo nazionale? Per noi è motivo di grande, grande orgoglio, perché l'Abruzzo a volte diciamo non si posiziona o non è comunque in prima linea rispetto alle grandi città tipo Roma, Milano e altre città del nord. In questa edizione, che è la quarta edizione del progetto Macroscuola, l'Abruzzo ha fatto un gran passo, una grande cosa, anche perché anche il secondo progetto si è classificato sesto, quindi è stato veramente riconosciuto il valore dei nostri ragazzi in Abruzzo e anche diciamo le loro potenzialità. Box.